Buonasera a tutti, benvenuti, bentornati Marco e Francesca. Con Marco oggi, Raffaello. vabbè, è vero, ieri l'abbiamo detto, vabbè, siamo lì, è la stessa cosa. Raffaella. Oggi con Marco affronteremo i pasti, quindi come prepararli, se parliamo di casalinga o industriale, come scegliere, insomma Marco ci spiegherà un po'. Un po' tutto, metto come sempre in chat, metto i riferimenti di Marco e troverete poi comunque in ogni caso sul ricaricamento di YouTube. Se invece avete insomma domande potete venire sulla pagina di Time for Dog e potete fare direttamente delle domande a Raffaella per quanto riguarda l'educazione del cane e quant'altro. Niente, Marco, quando vuoi. Ok, buonasera a tutti. Allora, nelle puntate precedenti abbiamo visto un pochettino il funzionamento del cane dal punto di vista dell'apparato digerente, è importante perché in base alla conoscenza della sua struttura, come funziona l'apparato digerente del cane, che è un essere diverso da noi, ovviamente abbiamo la possibilità di capire come alimentarlo correttamente. Successivamente, nella edizione successiva, abbiamo visto praticamente quelli che sono i componenti, i nutrienti e le fonti che servono al cane per essere alimentato correttamente. Adesso vediamo un attimino come affrontare ovviamente la gestione dei pasti, quindi cosa dare al cane, come sono ovviamente, quali sono le differenze tra un cibo secco, commerciale, un cibo casalingo. E quale conviene scegliere. Ovviamente è sempre importante dire che il cane, per poter crescere in maniera crescere bene, deve essere ben alimentato, quindi non ci devono essere né eccessi né carenze, perché tutto quello che sono eccessi nutrizionali o carenze possono poi portare all'insorgenza di eventuali patologie. Così come non bisogna sovralimentare un cane né cucciolo né adulto, perché possiamo ovviamente andare ad incidere sulla obesità del cane e questo poi porta ovviamente delle conseguenze dal punto di vista scheletrico, quindi qua le displasie in particolare. Ma ci sono altre patologie come l'equitismo che sorgono sempre per eccessi nutrizionali. Vediamo un attimino quelle che sono le differenze, quindi prendiamo il cucciolo, lo portiamo a casa e diciamo bene, come alimentiamo il nostro cane? Sostanzialmente l'alimentazione del cane si differenzia tra preconfezionata, quindi il classico cibo commerciale, o l'opzione di scegliere un'alimentazione casalinga. Spesso e volentieri si pensa ovviamente che l'alimentazione casalinga possa essere di qualità migliore rispetto al preconfezionato, quindi al cibo commerciale. Nella realtà non è così, o meglio, non è sempre. Vediamo, partiamo dal cibo commerciale. Ovviamente ci sono delle differenze, dobbiamo considerare che intanto abbiamo il secco, quindi le classiche crocchette, e queste possono essere a loro volta suddivise in super premium, premium o la linea base, che è la linea supermercato sostanzialmente, e ovviamente sono cibi che non sono completi. Le super premium praticamente sono crocchette di alta qualità che contengono tutto quello che sono i componenti necessari per far crescere correttamente il cane. E poi bisogna saper leggere ovviamente le Certo. etichette per andare a capire quali tra i vari super premium è preferibile acquistare. Poi abbiamo il semi-umido, che è praticamente del cibo secco da bagnare con l'aggiunta di acqua o brodo, ma sostanzialmente non le troviamo spesso. E poi abbiamo le classiche scatolette che definiamo umido, sono praticamente cibi che contengono un'alta percentuale di acqua.
una questione di praticità e anche per offrire un pasto bilanciato, personalmente io consiglio sempre di optare per le crocchette, il cibo secco, anche a volte quando mi chiamano per avere la formulazione di una dieta casalinga. Questo perché? Non perché la dieta casalinga non è consigliabile, se è fatta da un nutrizionista, da un nutrizionista, quindi è correttamente bilanciata, certo, sicuramente va benissimo. L'unico problema è che poi ci sono delle controindicazioni che riguardano proprio l'aspetto pratico, quindi il dover cucinare quotidianamente al cane, e quindi è un impegno abbastanza importante. Oltre al dover considerare che in eventuali spostamenti, quindi portiamo il cane in vacanza con noi, dobbiamo poi attrezzarci o avere la possibilità di poter cucinare al cane. L'alternativa sarebbe quella di portarsi una borsa frigo con il cibo congelato, ma diciamo che è abbastanza complicato, anche perché, cioè, non possiamo dire al cane: bene, non stiamo a casa, ti faccio mangiare al ristorante, al McDonald's, l'alimentazione dovrebbe rimanere la stessa. Quindi per una questione pratica, sicuramente le crocchette che possiamo portare con noi in qualsiasi luogo sono la scelta migliore, e tra questo dobbiamo ovviamente, come dicevo prima, andare ad optare per crocchette di alta qualità, quindi le classiche super premium. Come dicono le parti nostre, come spendono anche sostanzialmente. Lo dicono anche qui, lo dicono anche qui. Esatto, quindi è chiaro che se io per risparmiare sul cibo ovviamente do delle carenze alimentari al cane, e col tempo verrà fuori un problema, la patologia mi porterà poi a spendere molto più da certo curare, se si riesce a curare ovviamente, che rispetto a quello che può essere il di più che si paga ogni mese per l'acquisto di tra l'altro poi bisogna anche trovare diciamo la materia prima buona se si vuol fare la cucina casalinga, nel senso non è che puoi prendere gli scarti dal macellaio o gli scarti dalla pescheria e fare il pappone che si faceva una volta, cioè alla fine hai detto anche tu, anche lì come spendi mangi, cioè nel senso che sì, no? Sicuramente il problema ovviamente non ho, chi opta per la cucina casalinga va a comprare la carne dal macellaio, che sia che la stessa carne che mangiamo noi, ma non è quello il problema principale. Il problema è proprio avere, intanto non ricorrere al fai da te perché è pericolosissimo. Certo. Se noi ricorriamo al fai da te o ricorriamo all'utilizzo di ricette che possono essere trovate anche in rete, il problema c'è lo stesso, perché ogni cane è un soggetto a sé. La dieta viene formulata a seguito di una visita nutrizionale che viene fatta da me, un nutrizionista, dal veterinario nutrizionista, che prende in considerazione una serie di fattori K che determinano poi che cosa, quello che sono le chilocalorie necessarie a quel soggetto per vivere in salute, e sulla base delle chilocalorie andiamo a unire una serie di ingredienti che contengono tutti quelli che sono i nutrienti che abbiamo visto la scorsa volta, al fine di avere una dieta bilanciata, equilibrata, e che non ci sia, che non dia eccessi di chilocalorie. Quindi è chiaro che tutto la valutazione va fatta tenendo ben presenti quelli che sono i vari aspetti, quindi il tipo di vita che fa il cane, certo, certo, lo stato fisiologico, quindi se il cane è castrato, sterilizzato, se è un cane che è in attività, se è un cane sportivo, l'età del cane, se è un cucciolo, quindi se è un cane in crescita o se è un cane adulto o un cane anziano. Quindi ci sono una serie di aspetti, la temperatura in cui vive il cane, le passeggiate, le uscite che fa, cioè ci sono e lo stato del cane nel momento in cui il CSC, che sarebbe praticamente il body condition score, che se si trova in sottopeso, certo, sovrappeso, obeso, perché è chiaro che da lì dipende. Questo vale anche per la somministrazione delle crocchette. Perdonami Marco, ti faccio una domanda che mi hanno fatto, perdonami. Se uno, facciamo,
Ti volesse contattare, nel senso, qual è l'iter da seguire? Quindi, cioè, veterinario, analisi del sangue, giusto? Allora, il Cioè. discorso per quanto riguarda la formulazione di una dieta dipende se parliamo di una dieta che abbiamo un problema, dobbiamo affrontare quel problema che può essere l'intolleranza alimentare. Il cane ha provato una serie di crocchette, ma con tutte le crocchette abbiamo problemi correlati all'intolleranza alimentare, quindi abbiamo il prurito, la forfora, otiti ricorrenti, quindi tutti quelli che sono ovviamente sintomi possono essere riconducibili a un'intolleranza alimentare e ovviamente in quel momento prima si fa un check-up da parte del veterinario per capire se a livello sanitario non ci siano altre patologie. Quindi escluso, Certo. quindi nel momento in cui il cane è sano ma presenta quei sintomi, ovviamente andiamo a ipotizzare la presenza di una intolleranza alimentare. Che è diversa E questo è un dall'allergia, caso, ma certo. possiamo anche trattare cani che hanno già delle patologie accertate, quindi Certo. problemi renali, problemi epatici o quant'altro, e quindi sulla base di quelle che sono ovviamente le patologie in atto e accertate dal medico veterinario, andiamo a formulare una dieta che sia adeguata. Questo quando ci sono delle situazioni di problemi riscontrati. Nel caso in cui si sta facendo una libera scelta del passaggio dalle crocchette, dal commerciale alla casalinga, e quindi il cane non presenta alcun problema, allora lì non è necessario procedere con esami o Certo. altro. Predispone la dieta ad hoc per cane. Una domanda, Marco. Sì. Quindi tu, cioè la dieta casalinga, è la dieta BARF oppure stai parlando di due cose separate? No, Perché la dieta casalinga, parliamo di dieta casalinga, la BARF rientra nella dieta casalinga, cioè è sempre un pasto somministrato, cioè preparato dal proprietario rispetto al commerciale che è preparato dall'industria. Quindi la BARF rientra nelle diete casalinghe. Ok. Però quando io onestamente non opto per la BARF, anche perché spesso e volentieri si parla di BARF, molti proprietari mi sono trovato, molti dicono no, c'è la BARF, io vado alla macelleria, compro la carne e la do al Così a cane muzzo, cioè diciamo. direttamente insieme a una serie di altri elementi. No, devo sapere che quella carne cruda e non va bene assolutamente darla al cane, perché la carne cruda contiene, così come non va bene mangiarla noi, contiene una serie di germi batteri che possono andare a creare delle problematiche importanti al cane. Quindi per poter dare la carne cruda la devo portare in abbattimento, quindi devo scendere al di sotto di tot gradi, in maniera quindi congelarla, surgelarla in maniera tale da ammazzare quei batteri, quei germi, e poi si possono somministrare successivamente a crudo. Le diete che solitamente io vado a formulare sono diete con carni che vengono ovviamente cotte, così come gli altri ingredienti vengono cotti. Tornando a quello che era Ok. l'argomento delle No, domande. No, da parte mia no. prego, prego. Bene, tornando a quello che stavamo dicendo inizialmente, quindi le differenze nei vari mangimi, parlando delle classiche crocchette, ovviamente intanto dobbiamo tenere presente che le crocchette non sono tutte uguali, dobbiamo suddividerle in due macro fasce, che sono praticamente le puppy e le adult. Poi ci sono alcune aziende che fanno le puppy, le junior e le adult. E poi abbiamo delle crocchette che hanno un basso contenuto di grassi e vengono definite light, e ovviamente queste vengono utilizzate con cani che hanno una vita molto sedentaria, che hanno problemi di tendenza al sovrappeso, che comunque magari sono stati castrati o sterilizzati, quindi la loro tendenza è quella di mettere peso facilmente. Vediamo un attimino quindi le pappi, perché queste differenze.
Le pappe intanto sono le classiche crocchette che diamo al cucciolo e che hanno un quantitativo percentuale maggiore di calcio, proteine e vitamine e che servono a sviluppare correttamente l'apparato muscoloscheletrico del cane. Quindi solitamente si usa il termine tra virgolette più cariche. Che non significa surplus calorico, no, cioè, ho E come, detto, scusami? non significa che abbiano un surplus calorico rispetto alle altre crocchette, no, cioè sono più No, quello caloriche. significa, Ah, non ok, significa quello, certo. significa praticamente il cucciolo ovviamente ha maggiori necessità, la crescita, il calcio è necessario per lo sviluppo delle ossa, così come proteine e vitamine sono elementi molto importanti, di conseguenza il quantitativo che ne assorbe un cane cucciolo è sicuramente superiore a quello che può assorbire. O necessario a un cane ormai adulto. Quindi le pappi sostanzialmente sono crocchette che vengono date al cucciolo in tutta quella che è la fase della crescita e quindi generalmente sul cane di taglia media intorno ai fino ai 12, ai 12 mesi. Poi è chiaro che io devo andare a vedere lo stato di crescita, quindi quella che è la curva della crescita del cane. Perché se io mi sto rendendo conto che sto dando delle crocchette al cane, pappi, ma ormai le sue dimensioni sono quelle dell'adulto, quindi è cresciuto rapidamente, questo già non va bene, conviene ovviamente passare al cibo di mantenimento perché quel di più che stiamo dando ormai non è più necessario, Necessario. quindi non facciamo altro che dare degli eccessi. Che andiamo a caricare Quindi, poi reni, fegato, immagino, no? Ok. esatto. Quindi, per quanto riguarda poi diciamo, il mantenimento, parliamo proprio delle crocchette per l'adulto e sono indicate per tutti i cani che hanno un tipo di attività fisica normale, ormai cresciuti, quindi entrati nella fase dell'adulto. E poi abbiamo, come dicevamo prima, i light che sono per quei cani che hanno problemi Ok. sovrappeso. Spesso e volentieri la domanda che viene posta quando parliamo della somministrazione di cibo di crocchette, di cibo commerciale, è ovviamente quanto cibo devo dare al cane, quant'è la quantità, oppure altri hanno dei cani che hanno preso eccessivo, quindi si vedono belli tondeggianti, e il proprietario dice: no, no, io do quello che c'è scritto sull'etichetta. Bisogna fare molta attenzione. Allora, intanto dobbiamo considerare qualcosa che mi ritrovo molto spesso è il proprietario su molte confezioni è riportato ovviamente la tabella, su tutte le confezioni è riportata la tabella. E non fa caso che sul Esponenziale, cibo cioè. pappi il peso che si tiene, che viene indicato è il peso che il cane avrà da adulto, non Certo. nel momento in cui stiamo somministrando il cibo. Quindi abbiamo i mesi e ovviamente quelle che sono le fasce peso, ma considerando il peso da adulto. Spesso si fa confusione, quindi si tiene in considerazione il peso attuale del cane e il mese in Certo. cui si trova il E poi cane. Si ha più aumenta, ovviamente. più aumentano loro il cibo, poi fondamentalmente vanno in Esatto, loop, ma cioè. è chiaro che se io ho un golden retriever che mediamente mi arriva a 30 kg ed è a 3 mesi e pesa 8 kg, non potrò dare l'equivalente in grammi della prima tabella, della prima Certo, fascia, ma potrò dare quello che è l'equivalente che sta sotto ai 30 kg, quindi il certo. peso che avrà da adulto. L'altro aspetto da considerare quando si legge ovviamente, quando si parla di quantità in grammi, è che quella grammatura che viene riportata, questo per quanto riguarda ovviamente le crocchette di mantenimento, quella grammatura che viene riportata è comunque una grammatura indicativa ed è il frutto di un calcolo che si fa considerando un cane che ha una vita, diciamo, stabile
standard, quindi non si tiene in considerazione sicuramente quella che è la razza del cane, e non si tengono in considerazione una vita normale, quindi le classiche passeggiate giornaliere per la pipì e la cucù, per i bisogni, e basta, sostanzialmente viene considerato quello. Poi è chiaro che gli elementi invece che differenziano un soggetto dall'altro sono tantissimi. Io posso avere due fratelli che vivono in due famiglie diverse, quindi figli di stessi genitori, certo, inizialmente dovrebbero avere la stessa, le stesse caratteristiche, ma magari uno esce molto meno rispetto all'altro, uno vive all'esterno in giardino e l'altro vive in casa al caldo durante l'inverno e al fresco durante l'estate, e magari uno è sportivo e l'altro è pantofolaio, sedentario, e uno magari è stato sterilizzato e l'altro no, quindi ci sono una serie di fattori che vanno ad incidere, come dicevamo prima. Di conseguenza non posso andare a somministrare le crocchette attenendomi scrupolosamente a quelle che sono le indicazioni, cioè la crematura riportate nelle tappette, ma devo andare ovviamente a tarare la grammatura in aumento o in diminuzione in base a quello che è lo stato del cane. Quindi se io mi rendo conto che il cane è in sovrappeso, è chiaro che lì devo andare a diminuire quella grammatura, certo. Non posso dire che io do sempre la stessa grammatura, cioè la grammatura che hai riportato su. Però io vorrei anche considerare altri fattori. Sì. No, no, cioè volevo dire, diamo anche un'informazione corretta ai proprietari, che quando devono fare questo tipo di cambi di grammatura, di rivolgersi fondamentalmente ad un nutrizionista, ad un veterinario, non all'addestratore che addestra il cane, cioè questo è un mio pensiero, perché spesso è una domanda che fanno a me, dicono ma quanto cibo devo aumentare, per esempio se passiamo da una vita fra virgolette sedentaria ad un'attività un po' più dinamica, chiedono a me se aumentare o diminuire, e io dico no, chiedi ad un nutrizionista, siccome ci sono addestratori che old school, diciamo così, che da zappa alla terra si sono trovati a fare veterinari, allevatori, si sono trovati a fare una serie di cose, sono diventati anche nutrizionisti. Noi è importante, insomma, andare questo messaggio ai proprietari di rivolgersi a prescindere da un esperto di nutrizione, perché dove io vado e dico guarda, sono passato a fare agility, come posso integrare, diciamo, l'alimentazione del mio cane, e non affidarsi, diciamo, alla qualunque, diciamo, mi sto trattenendo, sì, o al tuo elettatore, sì, perché aggiungo... pure i tuoi elettatori, cioè, anche lì parliamo, ne danno consigli, insomma, dovrebbero stare un po' tranquilli anche loro. Sì, dimmi Marco. Allora, il discorso è questo, purtroppo, Pino, si tende a dare ovviamente consigli a pancia, nel senso che senza così, no, dagli 300, 350, sì, 400, a muzzo. Non è così. Allora, vi faccio un esempio diretto sul mio cane. Il mio cane, un Golden Retriever, 4 anni, l'inverno scorso ha preso su 5 kg in più. Quindi mi pesava quasi 38 kg a fronte dei 32-33, certo, che era il suo peso ideale. A quel cane ovviamente stavamo dando 400 grammi di crocchette al giorno suddivise in due pasti, così come riportato in tabella, e così come fino a l'autunno scorso è andato sempre bene. È chiaro che il cane praticamente l'anno prima era stato castrato, sì, e dopo ovviamente gli effetti della castrazione, della sterilizzazione non sono immediati, avvengono a distanza di tanti mesi. Ovviamente l'inverno scorso, vuoi il discorso della castrazione, vuoi il problema legato al minor movimento dovuto a pandemia e quant'altro, il cane nel giro di pochi mesi ha messo su questi benedetti 5 kg. Bene, io non, su,
sul mio cane, ma non lo faccio con nessuno. Non dico, ah, vabbè, andiamo a diminuire, diamogli anziché 400 grammi, diamogli 350, diamogli 300. Per poter avere una grammatura, diciamo, ideale per il cane, bisogna ovviamente procedere con una visita nutrizionale, quindi andare ad acquisire tutti quelli che sono gli elementi che riguardano lo stato, il suo complesso del cane, quindi sovrappeso, obeso, quindi c'è una condizione corporea, perdita di massa muscolare nel caso di cani che hanno problemi di ambulazione, sottopeso. E ovviamente l'attuale situazione, che è quella dell'attività che svolge il cane in quel momento, perché la stessa grammatura poi deve essere adeguata al cambio delle situazioni, quello che è il clima che c'è in quel momento, quindi quelle che sono le temperature in cui vive il cane in quel momento, e quindi una serie di fattori. Sulla base di questi fattori poi andiamo a tirar fuori quelle che sono le chilocalorie necessarie a quel cane, e in base, noi abbiamo ovviamente un programma che ci permette di avere in tempo reale le chilocalorie che ogni cibo commerciale sviluppa, quindi ogni 100 grammi di quel cibo quante chilocalorie sviluppano. Di conseguenza, una volta che abbiamo avuto le chilocalorie necessarie a quel cane, se con i fattori di correzione che abbiamo inserito, in base al cibo che mangia sappiamo quanti grammi dobbiamo dare. Nel caso specifico il mio cane doveva mangiare esattamente 210 grammi di crocchette al giorno. Di quelle crocchette, perché sono delle crocchette no grain, lui è intollerante ai cereali, sono delle crocchette che sviluppano, ogni 100 grammi sviluppano quasi 400 chilocalorie, e di conseguenza in quel momento a quel cane, che doveva affrontare tra l'altro un pianto di allagrimento, ho dovuto, il sistema stesso sulla base di tutti i calcoli della visita nutrizionale mi ha dato come grammatura 200 grammi al giorno. 200 grammi al giorno che hanno permesso poi al cane, in distanza di una decina di settimane, di ritornare al suo peso forma. È chiaro che poi lì, una volta che ha raggiunto il peso forma, di nuovo si deve riprocedere con una nuova valutazione e capire quello che dobbiamo dare a quel cane per far mantenere quel peso forma. Quindi le grammature non possono essere dettate così dagli 300, 400, 200. Ah, ahimè. Oddio, anche i tuoi lettori danno consigli. Prima li davano solo comportamentali, o qualcuno li dà anche sulla nutrizione. Purtroppo i consigli vengono dati da tutti, vengono dati da proprietari a proprietari, da chi opera nel settore. Il problema principale è ovviamente avere delle conoscenze, cioè sapere per quale motivo stiamo dando quel consiglio, se lo facciamo per sentito dire, lo facciamo così perché pensiamo che sia così, e spesso si tende a sbagliare o si tende a far sbagliare, perché il problema, io dico sempre, se sto sbagliando col mio cane un conto, non dovrei nemmeno far quello, ma se sbaglio col cane degli altri, voglio dire, il peccato è doppio e non va assolutamente bene. Anche perché la persona magari si è fidata di uno che considera una persona del settore che magari ne sa, e poi realmente non è così. Quindi quando si danno i consigli bisogna fare molto attenzione. Sì. Ahimè. Vabbè, torniamo, diciamo... Cioè è importante, cioè noi questi segnali li mandiamo, però cioè noi lo spieghiamo, poi a volte si offendono gli addestratori, si offendono i toettatori, si offende il pittore idraulico, quindi è così. Bene. Dimmi, continuiamo, andiamo avanti. Continuiamo quindi sul discorso di quello che è il cibo, quindi il cane, il cucciolo soprattutto, parliamo di cuccioli, arrivano nella loro casa, quindi bisogna un attimino capire che cosa fare. Sostanzialmente bisogna capire se il cucciolo ovviamente veniva già alimentato con delle crocchette da parte dell'allevatore. Bisogna andare a capire se quelle crocchette fanno o non fanno al caso, ma sono le crocchette che dava l'allevatore. Sì, sono le crocchette che dava l'allevatore. E poi, se parliamo di allevatore professionista, se parliamo di allevatore amatoriale, certo, o di
proprietario di una coppia di cani che ha accoppiato e ha continuato a dare le porchette, che magari qualcuno gli ha suggerito, non è detto che il fatto che le dava chi ha fatto nascere quel cucciolo poi siano le Vadano bene, crocchette. certo, vadano bene anche i figli. Quindi la prima cosa da verificare è se le crocchette che stavano somministrando e quindi che dobbiamo continuare a somministrare nei primi giorni in cui il cane entra in casa, se vanno bene o non vanno bene, quindi se sono ovviamente di qualità o non qualità. E nel momento in cui abbiamo capito che le crocchette possono andare bene, si mantiene quel tipo di crocchetta e non si cambia. E nel caso in cui invece si decide di cambiare le crocchette, dobbiamo andare a fare un cambio graduale e non possiamo cambiare di colpo, cioè non è possibile andare al negoziante, comprare le nuove crocchette, tornare a casa e somministrare le nuove crocchette Pronti via. di San. Perché abbiamo già visto che la parola di gente dei cani Certo. è delicato e questo potrebbe portare ovviamente a delle problematiche, quindi un cambio repentino di alimentazione potrebbe portare delle problematiche. Ovviamente le dosi giornaliere, quante volte deve mangiare il cane? Anche qui abbiamo, forse l'avevamo già accennato, un Sì. cucciolo ovviamente fino a 3 mesi deve mangiare quelle 4-5 volte al giorno. Dopodiché si passa a 3 pasti al giorno, mattina, mezzogiorno e sera, fino a che la curva della crescita praticamente non raggiunge il picco massimo. Successivamente si passa a 2 pasti e, siccome avevamo visto che la digestione del cane è molto molto lunga, la cosa ideale è dare ovviamente il cibo mattina, somministrare il pasto al mattino e la sera, quindi a distanza di 12 ore, in maniera tale che il cane arrivi equamente affamato tra un pasto e L'altro. l'altro. Forse questo è già Sì, accennato la sì. scorsa volta. Per quanto riguarda invece le dosi, abbiamo visto che bisogna comunque sì fare riferimento a quelli che sono i dosaggi riportati sulle tabelle. Per quanto riguarda il pappi, ovviamente queste devono essere adeguate di mese in mese. Solitamente il peso si adegua in crescendo fino al settimo mese. Dall'ottavo mese in poi c'è una leggera diminuzione di quella che è la grammatura. Perché? Perché è il momento in cui inizia anche a decrescere la curva della crescita. E quindi non va in aumento grammatura, ma a un certo punto bisogna iniziare a diminuire. Bisogna fare molta attenzione su questo, perché ci sono proprietari che magari, che ne so, l'allevatore gli aveva detto nel momento in cui l'hanno preso, dagli due. A me è successo con un cane di un carissimo amico, un allevatore, il cucciolo è stato dato. Quando ha dato il cucciolo, gli ha detto indicato la grammatura da dare in quel momento. Stiamo parlando di un cucciolo di Alano. E questo cristiano praticamente ha continuato a somministrare la stessa grammatura nei mesi a seguire. A distanza di 10 mesi, quasi un anno, l'allevatore rivede questo cucciolo, e questo cucciolo era praticamente da l'anno levriero. Dice: Ah, uno stecchino. Scusa, mangia, è affamato, mangia, devi vedere come mangia. E dice: scusa, ma quanto gli stai dando? È quello che mi avete detto tu. Sì, ma quello che avevo detto io quando c'era 3 mesi, Certo. a un anno. Peccato, Non continuava a purtroppo, dare 400 grammi questa all'anno, quindi deve mangiare 800 è una pecca della legge italiana. Per esempio, il non poter sputtanare gente, vedi? Così. Vabbè. grammi. Vabbè, andiamo avanti. E Lasciamo perdere, diceva qualcuno. vabbè. Bene. Senti Marco, ma la differenza tra, per esempio, 300 grammi di croccantini, no? E 300 grammi Sì. di cucina casalinga, sicuramente non saranno uguali, nel senso che se gli devo dare 1000 calorie al cane al giorno, 1200, vabbè, sto buttando numeri così, la No, allora, differenza ma quanti? No, le è... calorie in 300 grammi di cucina casalinga, cioè se noi rapportiamo le chilocalorie di un cibo cucinato con le chilocalorie di un cibo preconfezionato, quindi di un cibo commerciale, sicuramente se faccio l'ipotesi 100 grammi di crocchette mi sviluppano 250 kcal, non possiamo pensare che 100 grammi di Certo. casalingo
sviluppa 350 kilocalorie, no, la quantità in grammi poi di cibo di cucina casalinga ovviamente è molto molto più alta. No? Faccio l'esempio per intenderci di su un barboncino, certo, di 3,5 kg. Un barboncino di 3,5 kg con 80 grammi di crocchette ha fatto il pasto, per poterlo alimentare con una dieta casalinga arrivo, unendo tutti i componenti, a 230-240 grammi di roba, diciamo così. Di roba, certo, diciamo, certo, certo, certo. No, vabbè, immaginavo questa cosa. Senti, molti mi hanno chiesto tramite, vabbè, messaggi e mail, perché tutti, come hai detto tu, puntano alla cucina casalinga. Io gli ho spiegato che è complicato, che vanno gestiti tutti i macro e i micronutrienti, che fanno più danni i micronutrienti se gestiti male, no? Credo, no? Perché possiamo andare in ipervitaminosi, no? E loro dicevano, no, ma secondo me è più naturale, ok? È più naturale. Quando poi gli ho spiegato il costo, naturalmente anche lì hanno tirato un attimo il freno a mano, hanno detto, vabbè, adesso perché non spenderesti mai uguale, fondamentalmente, e comunque dovresti dare tutta una serie di proteine diverse al cane, sia vegetali che animali, insomma, però pare che vorrebbero sentirlo da qualcuno più competente, giustamente. Cioè, il problema principale è, allora, intanto la qualità del cibo è relativa, nel senso, quando parliamo di... Cioè, di carne e carne, qualità, certo, cioè, abbiamo detto l'altra volta, la carne e carne. Due sono le cose, se io voglio dare roba di qualità al cane, rispetto alla roba di qualità che c'è all'interno delle crocchette, o mi cresco io, che ne so, i polli... nel cortile, le carote nel cortile di casa, tutti quelli che sono gli ingredienti, e quindi so che non sto utilizzando, stai andando bio, diciamo, sei sul bio. Se vado a comprare al supermercato la carne per cucinare al cane e tutto, ovviamente, quelli che sono gli altri ingredienti, non è che stiamo parlando che roba che carne, cioè si differenzia da quelli che sono gli ingredienti che possono essere nelle crocchette. Spesso e volentieri il pollo, chissà che pollo mettono. Sicuramente non ti metteranno il pezzo di pollo, ma stiamo parlando comunque di pezzi di carne che contengono le proteine della carne. E poi, se sono brutti, tagliati male o scarti di quella che è ovviamente l'industria che produce per l'alimentazione umana, poco importa, cioè non è la bellezza. Spesso e volentieri, ovviamente, nelle crocchette vengono utilizzate le carni, sono ovviamente tutto quello che non può essere presentato per la dieta umana. Ma è comunque lo stesso pollo, cioè proviene dallo stesso pollo, non è che proviene, ci sono allevamenti di polli per crocchette destinati alla produzione di crocchette per cani e culo, cioè là cioè, ci vuole il culo pure a nascere pollo, cioè da cucina. Per gli umani, diciamo, le produzioni sono le stesse. Certo, allora, dal punto di vista qualitativo, ripeto, secondo me non c'è una grande differenza. Il problema può essere legato ovviamente al processo con cui viene prodotto il cibo casalingo, cioè industriale, anziché quello casalingo. Possono esserci problemi legati ad eventuali intolleranze o allergie, possono essere anche verso gli acari delle crocchette. Le crocchette contengono degli acari, e lì ovviamente devo optare obbligatoriamente verso il cibo. A volte ho trovato la muffa e ho buttato dove c'era solo la muffa, ho sbagliato, dovevo buttare tutto il sacco, forse c'era un buchino, un po' d'acqua, si è fatto un agglomerato, però era molto sotto, ho buttato l'ultimo pezzo, gli ultimi diciamo mezzo chilo di cibo, dove
era veramente la muffa, c'erano tutti attaccati. Non vanno, questa è una domanda che ti volevo fare già dall'altra volta. No, Io l'avrei tutti, buttati tutti, cioè nel ma senso stava, che. l'ho trovato già social, non me ne sono accorto. Allora, il discorso è che se hanno fatto la muffetta Sotto, sì. perché sono state, cioè, da un paio di giorni ho cotto, se ho trovato, ho aperto il sacco ed erano muffite No, sopra, io tolgo no, tutto. no, sotto, erano Cioè, proprio, non ecco è. perché me ne sono accorto dopo. Se stava andando già sopra, insomma, li avrei portati indietro, quantomeno. Esatto, cioè allora se vuoi una cosa li ho aperti io e li ho lasciati chiusi perché avevo ancora l'altro sacco da terminare e magari si è creata un po' di muffetta perché c'era Ma dell'acqua che c'è la non condensa. andava a muffirsi. Allora so che è un qualcosa che riguarda 2 o 3 giorni, è un po' come avere il pezzo di il melone, si è Tagli il creato, sopra, cioè. Un si è ammaccato da un lato, ovviamente tutto il resto è buono. po' come fanno Però nei c'è il ristoranti, sacco vero che. Francesca? Francesca è chef in un Sì. ristorante, Marco. Quindi, insomma, un po' come fate giusto. No, scherzo, scherzo, perché sì. Ci prendiamo una querela dal ristorante, no. No, No, vabbè, noi siamo poi abbastanza, Easy, diciamo, easy. senso green, i piatti che facciamo sono a Ok. base di frutta e verdura, ciò che non utilizziamo lo diamo al bar per fare centrifugati, ma sempre roba fresca, ecco, non è Ok, che. non Però noi volevo. ci teniamo la mela un po' più carina, al bar la centrifugano e si bevono Vabbè, con la maccata, è ecco. un po' come succede, diciamo, per l'allevamento, diciamo, per la produzione dei. Esattamente. Ok, ci. Produzione delle crocchette. Ok. Poi, un'altra cosa Pino da considerare, attenzione, non confondiamo la cucina casalinga con gli avanzi No, e gli infatti, scarti della cucina no, vabbè, do casalinga, per che questo è un scontato altro questo alle persone, che la aspetto. gente non pensi ci siano, perché prima facevano i giri dei ristoranti, lo fanno tuttora e danno da mangiare ai cani randagi, dico io, prendete lì Amico Cane a 2 euro, è meglio di fare quei papponi col sugo, pomodoro, insomma. Beh, no, quelle sono tutte cose che ovviamente fanno assolutamente, non fanno Malissimo, bene al piatto. certo. Poi non te ne accorgi subito, cioè. A proposito di avanzi e scarti, ovviamente tutto quello che è condito o speziato ovviamente non va assolutamente bene. E spesso e volentieri si tende a dare, che ne so, la bistecca con l'osso, rimane l'osso e si dà al cane. Molto spesso mi sento dire, ah, ma non è osso di pollo, quindi non c'è il rischio che si Ottimo. rompa e che può. Allora, l'osso è osso, io dico sempre, non si danno le A ossa al prescindere, sia cane, crude che cotte, cioè io sono contrario, cioè. né crude, né cotte, né di pollo, né di maiale, né di nessun altro animale. Questo perché forse l'avevamo anche detto la Sì, scorsa l'abbiamo volta, detto, il l'abbiamo detto. cane non è abituato a mangiare l'osso, non sa come utilizzarlo. Certo. Formaggi fermentati, farinacei, poi non parliamo dei dolciumi, tutta la roba salata, la frutta fresca, il pane fresco. Ma anche io dico sempre, evitiamo di dare anche il pane secco al cane. Molto spesso, no, ma io do il pane, però lo faccio lì postare ben bene, glielo do. È Se inutile, stiamo cioè, dando già un certo. eccesso di cereali all'interno delle crocchette, troppi cereali, poi gli mettiamo anche il pane, i biscotti, eccetera, eccetera. E poi arriviamo ovviamente a tutti quelli che sono altri. Altri Alimenti alimenti vietati. che sono assolutamente dannosi per il cane, le cipolle, i cavoli, gli omogeneizzati per i bambini. Spesso e volentieri mi sento dire: no, io do l'omogeneizzato perché al bambino fa bene. Sì, ma l'omogeneizzato contiene cipolla, quindi Infatti. ci possono essere ovviamente danni seri con il cane. Cioccolata pericolosissima. Il veleno per il cane, quindi Mia moglie ci sono. chiede in chat quale frutta si può dare. L'uva, Allora, io l'uva consiglio passa. sempre Bugia. la frutta va bene però no, non tutta, nel senso che io consiglio di dare quelle che sono la frutta che troviamo tutto l'anno da noi, quindi le mele, le pere. Il pezzettino di melone glielo posso dare, il pezzettino d'anguria glielo possiamo anche dare se non notiamo che poi nelle feci è I semi, presente i semi.
No, fuori si mangia la buccia. La buccia, la buccia, vabbè, la buccia è fibra, se la ritrovi poi nelle feci del cane, comunque non riescono a digerirla. Però a volte non riescono a digerire nemmeno la stessa anguria, che per noi è acqua sostanzialmente. Ma manco mia moglie la digerisce, quindi, cioè, capito? Vabbè, ci sono le... Possiamo farla, la dobbiamo dare a canina, mia moglie. Quindi come frutta, io diciamo che racchiudo tutto in mela, la pera, la mela la suggerisco anche spesso per andare a premiare il cane, anziché utilizzare altri snack o bocconcini vari, sto dando qualcosa che al cane fa bene, sempre in maniera moderata, certo, cioè posso dare sei mele al giorno, insomma, cioè sì. Cori, si è fatto un corso con le mele. È vero. Sì, ci sono cani. Io la prima cosa che consiglio, soprattutto sul cucciolo, provate subito a dare la mela, perché sono dei sapori che se il cane riconosce da subito, poi ne sarà innamorato anche successivamente, quindi gli gradirà molto anche successivamente. Anche i cani miei sono tutti cresciuti, hanno fatto tutto quello che dovevano fare con la mela, e per loro la mela o il Buser è la stessa identica cosa. Sì, tranne l'uva passa, insomma, non si dà, sono tutte quelle cose dolci. L'uva non si dà assolutamente, la banana crea areofagia, fa bene, ma crea areofagia, quindi per evitare, siccome la lista è lunga, per evitare qualsiasi problema, evitiamo tutti quelli che sono i cibi che mangiamo noi, eccezione di quelle poche cose che sappiamo che possiamo dare, altrimenti dobbiamo andare a vedere questo sì, questo no, e diventa poi si rischia di dare delle cose che al cane fanno male. Certo. Anche perché per raccogliere la cacca sciolta di un cane di 60 kg, insomma, non è proprio bello quando, diciamo, No, volevo tornare un attimo all'osso. Io voglio spiegare, almeno io ho una teoria mia che credo sia condivisibile, che i cani impazziscono per l'osso perché c'è l'odore vicino della carne, non perché si mangiano l'osso, così come i gatti non mangiano le lische di pesce. Questa è una discussione che faccio vicino a casa con le gattare. Cioè, o li mettete i croccantini, cioè non è che mangiano il carapace del gambero, il gambero lo siete mangiato voi e gli date il carapace, cioè non mangiano le lische di pesce. Cioè, le mangiano perché hanno fame, così come il cane, così come quando ho visto qualcuno in piena estate a 40 gradi che gli ha dato l'osso di il ginocchio, credo fresco del cavallo, ma non mi ricordo, del prosciutto, e il cane poi ha avuto la pancreatite perché il caldo era andata a male quest'osso, perché poi non è che si può mangiare un chilo d'osso, quindi non si danno le ossa, a parte perché nell'icona dei cartoni animati il cane mangia l'osso e lo nasconde, ma non è, in natura le lasciano le ossa, cioè che cazzo gliene frega. Allora, in natura sostanzialmente il problema è uno, che in natura il cane, mamma cagna insegna ai cuccioli ad utilizzare le ossa, nel senso a staccare tutto quello che può essere staccato, e ovviamente l'osso rimane lì. Certo. Io dico sempre, non vedremo mai un cane di strada, un cane randagio andare in giro con l'osso in bocca. O che sta lì ad attaccato a mangiarsi l'osso, che da tanto diventa poi un pezzettino così, mentre il cane domestico, il cane d'allevamento, non insegna a nessuno a utilizzare quell'osso, quindi assumono degli atteggiamenti compulsivi, si attaccano lì, lo leccano, certo. E quindi a distanza di mesi poi troviamo queste ossa che sono ridotte in pezzettini piccolissimi, possono essere ingerite, ma comunque stare lì a rosicchiare l'osso sicuramente non fa bene al cane, anche bene anche la dentatura stessa, perché comunque come chiosa, quindi senza contare la possessività, se un cane possessivo, cioè insomma tutta una serie di il discorso della possessività onestamente non l'ho mai riscontrato, nel senso che per lui è come il congo, si attacca lì, certo, e trova il gusto di scaricare sull'osso, però a quel punto io sostituisco l'osso col congo, cioè nel senso che se dobbiamo dare, ma con che cosa passa il tempo? Gli dai il congo che non si distrugge, non si staccano pezzi, se ovviamente è buono, nelle dimensioni corrette,
e non ci sta a rischio alcuno, oltre ad avere poi il cane interessato verso il soggetto nel tempo. E le ossa che vengono date con la carne attaccata sopra, sì, o gliela dai un attimo, si stacca la carne, ma Ecco, ritorniamo sempre al cioè. discorso che quella carne poi è carne cruda, quindi ci sono delle problematiche, oppure se lascio lì l'osso a terra, dopo un po' ovviamente viene attaccato da germi e batteri, quindi Certo, come è dicevi tu. complicato, complicato. Ma è importante perché, insomma, ripeto, a ognuno poi, grazie a Dio, internet aiuta a disinformare più che informare. Quindi. Beh, il problema è che internet va letto bene, cioè nel senso che bisogna capire le fonti, bisogna leggere nel complesso e Certo. non solo quello che può interessare, purtroppo questo. No, sono Bene. d'accordo. Quindi, naturalmente sale, no, quando ci faccio, se diciamo così, cane di impostare una dieta casalinga al volo, così, che però l'importante è che cioè, non diamo grammature se non se li mettono a fare loro a casa. Cosa consigli? Sale? No, naturalmente, nel condimento. Assolutamente, allora non è Cioè. che possiamo. Allora, la dieta casalinga, quando parliamo di dieta casalinga, ti dicevo ovviamente gli ingredienti devono essere studiati preventivamente, quindi dobbiamo avere, intanto dobbiamo partire da quelle che sono le necessità nutrizionali del cane specifico, e dopodiché andiamo a individuare quelli che sono i vari componenti. E quando parliamo di carne, quando parliamo di cucina di dieta casalinga, cucinare al cane significa che, non so, se io ho una dieta, ne ho una sotto mano, questa è una dieta per un cane che ha un problema, un morbo di Cushing. Il piano nutrizionale giornaliero praticamente era stato studiato in 120 grammi di pollo, senza pelle ovviamente, 30 grammi di riso integrale cotto, e in questo caso i 30 grammi sono il peso da cotto, mentre il pollo è a crudo e da cucinare, quindi io peso 120 grammi di pollo a crudo e poi ovviamente va cucinato. Poi ci sono 4 grammi di olio di salmone, parliamo di un cucchiaino da caffè praticamente, carote bollite senza sale, peso da cotto 50 grammi, olio di semi di girasole 2 grammi, mezzo cucchiaino di caffè. Poi abbiamo piselli bolliti scolati senza sale 50 grammi. A questo si aggiunge poi un altro componente che è un integratore alimentare, ne vanno 6 grammi. Questo mi dà ovviamente la possibilità, non so se si riesce a leggere, mi dà ovviamente la possibilità di avere quelli che sono tutti gli ingredienti necessari a quel cane per vivere in salute, bilanciati. Senti Marco, le Quindi. cotture, visto che parlavi di cotture, cioè è preferibile la piastra o il vapore al posto del bollito o in padella, cioè. Allora, intanto tutti gli ingredienti devono essere ben triturati e miscelati tra di loro in maniera tale che il cane Dopo, non possa ok, sceglierli. eh sì, ma dopo Poi, cotti, ok, quando parliamo di pasta, riso, patate, devono essere ben cotti. Le carni invece devono essere cotte su tutti i lati senza che si abbrustoliscano, sì. senza che Ok, qui dalla piastra, ok, si perfetto. Cioè, ovviamente ma poi perdonami, ma è preferibile oppure vanno fatte sulla piastra? Cioè, nel senso, tu consigli di farle la piastra o uno può fare tipo cuocere riso e pollo insieme? Oh, dico una fesseria. no, assolutamente, no, assolutamente. Si cuoce la pasta, riso, quello che è, devono essere cotte per fatti loro, mentre la carne la possiamo cuocere con pochissima acqua e il residuo lo andremo poi ad utilizzare per amalgamare tutti gli altri ingredienti. E le verdure invece possiamo aggiungerle o crude o cotte.
a secondo della verdura che stiamo andando a utilizzare. E mentre per quanto riguarda gli oli, prima citavamo in questa dieta ovviamente l'olio di salmone, l'olio di girasole, o quelli vanno messi a crudo. Sempre. E qui nemmeno, voglio dire, congelati. Se noi andiamo a congelare il cibo, conviene sempre, nel momento in cui scongeliamo il cibo, aggiungerli successivamente, così come ovviamente l'integratore alimentare che va inserito. Quindi, ecco, questo è un altro aspetto. Parliamo dell'integratore alimentare, questo è un altro aspetto da tenere presente quando si somministra una dieta casalinga, cioè per poter andare a bilanciare una dieta si deve ricorrere, per me obbligatoriamente, certo, a un integratore alimentare. Quindi comunque io devo utilizzare un qualcosa che non è sicuramente, certo, reperibile al supermercato, al fruttivendolo. Chiediamo Matteo, sì, un minuto e facciamo la tua domanda. Certo, sì, devi andare in farmacia, no Marco? No, c'era uno in chat, ma sì, aveva fatto una domanda. In farmacia, nei negozi ovviamente specializzati, sì, per prodotti, sì, sì, per animali. Sì, Matteo l'ha spiegato adesso. Se passi dal secco, che sarebbe, e passi al casalingo, devi integrare per forza. Perché non, cioè, per forza devi integrare. Allora, il discorso è questo: per poter bilanciare una dieta, se noi volessimo, noi abbiamo un sistema che ci permette di andare a capire quello che ci manca, dove andarlo a reperire. Il problema è che se io vado a reperire un elemento, cioè se ho una carenza di un nutriente e mi vado a cercare quell'elemento che mi serve per andare a compensare quella carenza, in quale alimento, in quale componente, quale ingrediente si trova, è molto probabile che inserendo quell'ingrediente che mi serve per compensare quella carenza, lo stesso ingrediente avrà degli altri ovviamente nutrienti che mi vanno a sballare qualche altra cosa, certo, certo. Quindi in natura non possiamo trovare tutto quello che serve per avere una dieta bilanciata. Quando parliamo, ovviamente il lavoro che facciamo noi è quello di dare una dieta bilanciata al 100%, di conseguenza non posso dire sì, ma qui manca, non fa niente. Quindi io devo avere quello che per noi è il cruscotto dei nutrienti, tutto verde, nel senso che tutti i nutrienti sono perfettamente bilanciati o comunque nei dosaggi corretti. E di conseguenza, fatta individuati questi ingredienti, prima parlavamo, avevo elencato quelli che erano gli ingredienti, per poter andare a bilanciare quel piano nutrizionale, devo andare a obbligatoriamente a ricorrere a un integratore che mi permette poi di avere una situazione ottimale. Non è mai male, cioè io credo, io sono un fan della chimica in generale, quindi se aiuta, perché no? Sì, se aiuta, perché no? Assolutamente, però voglio dire, non pensiamo che stiamo dando soltanto quello che abbiamo comprato al supermercato, perché certo, no. Dobbiamo per forza di cose aggiungere, certo, dell'altro. E se manca, la differenza si vede, cioè se io faccio vedere, avessimo la possibilità di vedere la stessa dieta sul sistema ed elimino quell'integratore, si vede come tanti componenti si vanno praticamente a sbilanciare. Certo. Quindi no, è la casalinga, tutto chiaro. Bisogna prevedere anche quello che è un ulteriore costo, perché sono integratori che hanno un bel costo, cioè una confezione di 250 grammi la posso pagare anche 30, 40, 50, 60 euro. È come dire, mangio a casa, mangiamo quello che mangiamo noi, però per poter avere una situazione ottimale devo comprare un efficiente. Certo. No, ma in teoria dovrebbe essere così, cioè almeno io che mangio solo pasta in bianco, cioè, quindi in teoria devo integrare con tante cose. Vabbè. Dovremmo integrare con tante cose, solo che noi ovviamente onnivori, l'uomo ha la possibilità di cambiare quotidianamente quello che mangia e quindi introdurre tutte quelle che sono le sostanze che servono per vivere in salute, mentre certo, il cane non possiamo cambiare dieta ogni giorno. Vedo alcuni colleghi che magari fanno una dieta in un modo una settimana dopo una dieta diversa.
Buon per loro. Cioè, nel senso, no, il cane si abitua, cioè, il metabolismo rallenta, la scusa dei nutrizionisti umani. Senti, niente, fai le domande? No, anche perché diciamo ho anticipato già quello Quella che che volevi. volevo Ok, chiedere, sì, tipo per quanto riguarda i premi. ok. Anche perché al cane piace il crunch, come si suol Il dirsi, il crunch. crunch è importante. A proposito di premi, ovviamente questo è un altro elemento da considerare, quando ovviamente parliamo di quantità di cibo da somministrare, Certo. perché sì, è vero, molto spesso si tiene presente la grammatura di crocchette, ma non si tiene presente quanti grammi di extra diamo durante il giorno, soprattutto su cani che fanno percorsi di addestramento ed educazione. Quello deve ovviamente rientrare nella valutazione della grammatura, perché se io ho un cane, faccio l'esempio, esageriamo, diamo le 400 grammi di crocchette che sono scritte sulla confezione, sulla tabella, riportate nella tabella, poi gli do durante la giornata mezza mela, mezzo pacchetto Wurst. di Wurster, se non glielo do uno intero di Wurster, piccolino, di Wurster. Un pacchetto di booster sono 100 grammi praticamente, ogni booster sono 25 grammi, quindi se io vado a rapportare quei 100 grammi di booster di carne di pollo solitamente ai 400 grammi di crocchette, stiamo aggiungendo praticamente un quarto di quello che dovrebbe essere necessario al cane Certo. per vivere. E quindi che cosa devo fare? Devo andare a sottrarle. Poi magari metto le crocchette nel Kong, biscottini, c'è cioè quella roba lì. Devo considerare tutti questi extra perché, considerando che ne diamo un pezzettino per volta, non si tiene presente che poi quel pezzettino per volta Cioè, fanno 100 grammi di booster bocconcino da oppure tavola, vabbè, di. pezzettino di pane al tavolo. Sono tutti pezzettini, pezzettini. A Lecce dicono ogni pietra alza il muro, dentro in Cioè. dialetto ovviamente, quindi ogni pietra fa Sì, poi anche qui più o la meno. differenza. Un contadino diceva molti pochi fanno assai, cioè diceva lui. Ok, quindi. Esatto. Quindi quando si parla molto, molto spesso, ma che dai al cane? No, niente, no, niente, poi esce fuori il biscottino la mattina, Lo stress. la merenda, la mela, Come. durante la giornata tutti i premietti con Wurster E poi dicono, no, o io altro. ingrasso per lo stress, le ossa grosse, vabbè, un classico del body shaming, no? Ossa Posso grosse. fare due domande Sì. che mi sono venute così, Al diciamo, volo. al volo. Allora, volevo chiedere una cosa che questa è una riflessione che facevo proprio l'altro giorno. Cioè, se io ho inizio a dare un determinato mangime, parliamo di crocchette, no? Al mio cane, è entrato in età adulta, quindi quelle crocchette le porterò per 2, 3 anni, 4 anni, 5 anni, quello che sarà la vita del cane. Ecco, diciamo che al cane fa bene che mantenga sempre quel mangime per tutto il, diciamo, l'arco della sua vita, ovviamente senza entrare nel discorso se ci sono problemi, patologie e quant'altro. Io parlo di un cane che sta bene e che arriva fino, diciamo, non dico alla fine dei suoi giorni, però mangiano sempre le stesse crocchette, sempre lo stesso mangime, oppure durante l'arco della vita è preferibile cambiare, cioè nel senso che tipo do sempre pesce fino ai 5 anni e poi passo al pollo, cioè ecco, variare a livello proteico, se ho reso Allora, l'idea. variare non serve assolutamente a nulla, devo soltanto tenere presente, come dicevamo prima, quelle che sono le fasi in cui si trova il cane, quindi se il cucciolo, se l'adulto o se l'anziano. Altri motivi che ci spingono, se non ci sono patologie, intolleranze e quant'altro, che ci spingono a cambiare il cibo, non esistono. Quindi, che sia pollo per tutta la vita, che sia pesce per tutta la vita, non crea assolutamente alcun Nulla, problema. certo. Anzi, il problema ce l'abbiamo forse se cambiamo, nel senso, a maggior ragione, se io ho un cane che sta bene, che non ha problemi, che mangia quello che deve mangiare, non ha intolleranze, Non non ha vedo il niente, motivo. perché devo andare a cambiare? Il rischio è che cambiando innesco invece dei meccanismi che poi mi fanno
venire fuori le E sballa problematiche. E anche il lì. vecchio che davi, cioè poi non va bene più manco quello vecchio che davi, poi No, questo paradossalmente. no, anche ritornando al cibo vecchio, il cane continua ad avere delle problematiche. Quindi, se io ho una situazione di perfetto equilibrio, noi non dobbiamo considerare che stiamo dando pesce, pollo o altro, noi dobbiamo considerare che stiamo dando i nutrienti che servono al cane per vivere bene. Poi, che sia pesce, che sia pollo, agnello, coniglio e quant'altro, non fa una grande differenza. Cioè, la scelta della proteina la facciamo in base ad eventuali problematiche, ma cioè, se ho un cibo super Va premium bene, perché perfettamente cambia? bilanciato, non ho motivi per cambiare. È quello che dico io. Assolutamente. Perché a me la pasta in bianco mi piace, beh, sto bene, perché la devo cambiare? Cioè, non vedo perché. Sì, Non sì. segue. Allora, scusa, Raffaella, Sì. così poi faccio questa domanda che mi hanno chiesto in chat, poi fai la tua e poi liberiamo Marco. Ci dice Matteo, che ci scrive da Bari. Ci dice, tempo indietro, un veterinario nutrizionista mi fece un'alimentazione casalinga al cane. Era a base di riso, carote, patate, sedano, piselli, carne, guscio di uova e uova, logicamente tutto pesato, ma senza integratore. Era una buona alimentazione o no? Secondo me no, poi. Allora, per dire se è una buona alimentazione, bisogna, ripeto, andare a vedere tutto quello che sono i nutrienti presenti in quegli ingredienti che ha messo giù e ovviamente vedere quello che viene Ma il fuori guscio in base dell'uovo, a queste sì, cioè, ma ingredienze. boh, vabbè, proprio il calcio. Può anche essere, cioè nel senso che il guscio d'uovo l'ha aggiunto per il discorso del calcio, magari, però bisogna un attimino andare a capire quanti grammi di guscio d'uovo devo aggiungere per dare la grammatura in calcio è necessaria al cane. Un grammo E cioè, di anche calcio lì, non lo spesso e prendi da un guscio volentieri. d'uovo, cioè, certo. Allora, guarda, Pino, noi abbiamo oggi la fortuna, mentre prima queste cose devono essere fatte manualmente, oggi c'è una fortuna Sui che ci software, aiuta, certo. che ci viene incontro, ci sono dei programmi che ci permettono di avere puntuale ogni elemento che ci occorre. Quindi nel momento in cui andiamo a formulare, mentre prima si andava a fare uno studio su quella dieta, oggi inserendo una serie di elementi. Abbiamo un programma che ci consente di avere in tempo reale la situazione del bilanciamento dei nutrienti. Molto spesso quello che faccio io è proprio questo: quando vengono con alcune diete che sono state suggerite da qualcuno, io dico fammi verificare perché può anche essere che quella dieta sia corretta, ma non lo Certo, posso vedere. Cioè, sì. alcune volte leggi e dici guarda, questa ci sono una marea di mancanze. Ma spesso magari se vedi delle diete come quelle che sono state indicate da Matteo, fammi vedere, cioè, andiamo a mettere questi ingredienti nel sistema e vediamo quello che mi elabora, quello che mi dà come eventuali eccessi o come eventuali mancanze. È chiaro che il sistema però non mi dà il guscio d'uovo, Certo. sono Anche perché il sostanzialmente calcio preso limitato. dal guscio d'uovo, Matteo, questo lo posso anticipare perché all'epoca in palestra, insomma, se devi mangiare un grammo di calcio al giorno, non lo prendi da un guscio, cioè da un guscio, devi mangiare 10, dico una fesseria, così come le proteine, cioè mangiano la bresaola e il tonno perché hanno più proteine, ma devi mangiare 1 chilo per prenderne il 40% di proteine pulite. Quindi sicuramente gli integratori aiutano in questo modo perché sono bilanciati. Certo, C'era lui. e per quello hanno un costo perché Sì. No, altrimenti metterebbe l'uovo, no? mettiamo i Penso che gusci delle i uova, capito? gusci delle uova, ma anche l'uovo in sé per sé non ha un costo altissimo, per Certo, dire, se uova un figuriamoci il euro. guscio e andiamo a buttare. No, sicuramente anche lì la parte crunch è importante. No, sicuramente per il calcio, però penso che insomma non è che è tutto calcio nel guscio dell'uovo. Raffaele, avevi l'ultima domanda per Marco? Sì, E poi diciamo lo un'altra lasciamo cosa andare. che volevo chiedere, se ci sono secondo te, secondo lei, delle carni che sono più indicate per l'alimentazione del cane, cioè della serie. Adesso ci sono molte La aziende che Kobe, utilizzano cane di cervo, carne carne di Kobe. cervo, sì. Kobe, la Kobe. Se tipo sappiamo che per esempio vedo poco maiale, però vedo molto pollo, vedo molta lepre, molta selvaggina addirittura, cioè nel senso che
pensando sempre ma, allo allora, storico. Sì, consideriamo anche un altro aspetto che purtroppo le industrie devono considerare sì quelli che sono diciamo gli obiettivi legati alla nutrizione, ma devono anche lavorare per accattivarsi il cliente. E purtroppo noi, mi metto anch'io all'interno, proprietari del cane, siamo non siamo normalissimi, nel senso, purtroppo, cioè magari se a noi danno una carne qualsiasi ce la mangiamo anche, no, però al cane devo andare a trovare le cose più strane di questo mondo. Allora, sostanzialmente le proteine della carne, dobbiamo capire, se io ho un cane che digerisce qualsiasi tipologia di carne, problemi non ne ho. Se ho un cane che ha ovviamente dei problemi di digestione, devo cercare o delle intolleranze, devo andare a trovare ovviamente una carne che può essere più digeribile rispetto ad un'altra. Il maiale si trova assolutamente, ma non si trova. Per un certo tempo è stato ovviamente eliminato per il problema delle malattie indotte dalla carne di maiale, maiale, il cavallo, l'anatra, c'è di tutto. L'alce, carni, alce patate, ho letto da qualche parte. Sì, ci stanno, ma ovviamente il problema è questo, ovviamente che quegli scarti di quella lavorazione di quella carne alla fine devono servire a qualcosa, quindi di conseguenza le aziende vanno a trovarsi fornitori che offrono ovviamente quegli scarti di carne, ripeto, scarti che non dobbiamo intendere come sottoprodotti della carne, ma sono scarti nel senso che sono sempre tagli di carne che non possono essere immessi nel commercio per uso umano e ovviamente fanno degli accordi per la fornitura a un tot al chilo e lì si utilizza quella carne anziché un'altra. La scelta della carne da dare al cane, così come molto spesso, no, mai sia pollo, sono intolleranti. Non è vero, non sono intolleranti al pollo, cioè ci sono dei falsi miti che si portano, che vanno in giro perché li ha messi in giro qualcuno, che si tramandano poi da proprietario a proprietario, ma senza alcuna base scientifica. E quindi sostanzialmente se il cane non ha problemi, o gli do il cavallo, o gli do l'agnello, o gli do il buono. Buono il cavallo, buono il cavallo. Ok, se, no vabbè, io ho paura di cavallo, però cioè, se posso lo mangio. Io invece ho fatto 15 anni di equitazione e la carne di cavallo con la presenza a distanza. Ok, anche Raffaella fa equitazione ancora, quindi diciamo avete questo problema. Io ho paura dei cavalli, io sono stato morso da un pony, lo dico sempre, ho paura dei cavalli. Sui predatori so come ragionano, riesco più o meno a gestire il cavallo, siccome è una preda è come McGregor che gli ha dato il pugno a Facchinetti, mi aspetto da un momento all'altro che mi arrivi un calcio. Allora Marco, vogliamo anticipare eventualmente il nostro prossimo incontro, quando potrai, naturalmente nei limiti dei tuoi impegni, se vogliamo parlare di BARF, perché mi stanno letteralmente, diciamo, chiedendolo, diciamo, la gente. Se possiamo affrontare anche l'argomento della BARF, ti dico, non sono addentrato molto perché perfetto. No, se ti va, cioè comunque sì, cioè se avevamo. Sì, no, la possiamo ovviamente. Non ho esperienze perché vado ad elaborare diete. Ok, perfetto. Allora, no, però no. Ne possiamo parlare. Naturalmente, sì. Se è un argomento che volevi chiudere prima, più diciamo per i prossimi incontri, la BARF la lasciamo per ultimo. Non è la. No, possiamo vederla anche la prossima volta, sicuramente. Okay, okay. Quello che abbiamo parlato oggi, okay, e così okay. Prosegue. Ok, Matteo, però l'ultima domanda, che hai rotto anche un po' i coglioni stasera. Allora, sulla questione del pollo, facci sta domanda. Matteo, facci sta domanda. Allegro se la devi fare. Matteo è un ragazzo, diciamo, anziano, che collabora con noi. Ti devo chiamare, me la devi fare a voce.
Vabbè. Matteo, poi se mai me la devi fare mo la domanda domani. No, è caduto. È caduto. Ah, no, quindi no, il discorso boh, se la fa la domanda 2 minuti e poi cioè comunque siamo in conclusione. Il discorso dell'alimentazione è veramente almeno io all'inizio, parlo degli anni 90, 95, 96, era cioè una giungla, cioè era una cosa inesplorata. No, dilla, fai la domanda, Matteo, stiamo aspettando. La prossima volta parleremo d'altro, dai. Quindi era una giungla. No, falla mo la domanda, non ti preoccupare. È del 73, Matteo, lo so. Quindi era una giungla. Io ricordo che davano, per aumentare, secondo qualcuno, l'aggressività e la predazione del cane, le galline così. Vive. E quindi anche lì, insomma, parliamone. Vabbè, i cani stavano bene. Dai, Matteo, falla la domanda, tranquillo, non ti preoccupare. Ti devo chiamare al telefono. Non ti preoccupare, falla mo la domanda. Stavo scherzando il fatto che ho detto la parolaccia prima. Falla mo. E quindi ne ho visti. Però i cani fondamentalmente stavano bene. Molti amici miei usano la Barf. Quindi i cani, insomma, spingono forte. Però loro sono molto più vicini alla Germania. E quindi ordinano, diciamo, la pedana congelata e se la dividono fondamentalmente. Ma ripeto, o cotta o barf, fatta barf Sì. vera, Cosa, secondo te non cosa ci vuole cambia? neanche. Infatti io questo volevo chiedere. Che cambia loro dicono che perdono i micronutrienti, perde qualcosa, ma cioè, secondo me non cambia poi così tanto. No, allora cambia praticamente la quantità, intanto perché molti nutrienti si perdono con la cottura del cibo. Certo. Quindi già questo lo dobbiamo considerare. E poi ovviamente l'appetibilità è diversa. Cioè, se a un cane diamo la carne così come dovrebbe mangiarla in natura, sicuramente Esatto. l'appetibilità di una carne cruda è di gran lunga migliore Sicuramente più per loro, appetibile. eh. A noi magari la carne cruda fa schifo perché non siamo carnivori. No, c'è qualcosa che anche poi sfatiamo anche questo mito che se dai la carne cruda il cane diventa più aggressivo, cioè, non si mangia, non è lo squalo di No, Spiri. assolutamente. Non sarebbero mai diventati cani domestici, Ok, animali domestici se fossero stati. Cioè, si certo. parte tutto dal cane, Ho dall'animale che letto, mangiava diciamo, carne cruda e poi diventò ho avuto domesticato. una buona discussione con una signora che diceva: se dai la carne cruda, ha detto quello è lo squalo di Spielberg. Che una volta che... Allora, Matteo, non ti preoccupare, Matteo, che l'hai scritta male. Matteo dice che praticamente il suo cane, quando mangiava il pollo, aveva scariche proprio. Si può dire che è intollerante perché è intollerante e vabbè, o quell'altra cosa, ma non mi viene. Allora, l'intolleranza difficilmente riconducibile al pollo, alla proteina. In sé. E quando parliamo di problemi legati alle proteine, dobbiamo più individuarli attribuire all'allergia alla Certo. proteina. Ok. Se aveva scariche perché mangiava il pollo e ovviamente aveva scariche a distanza ravvicinata, quindi aveva un'allergia verso la proteina del pollo. Se invece le scariche comparivano dopo qualche mese di somministrazione di crocchette al pollo, allora lì il discorso è diverso e andava individuato all'interno delle crocchette che al Ecco, pollo, quindi ok, secco, tutti secco quelli che erano gli mangiato. ingredienti che magari non c'entravano niente col pollo, cioè quello che dava problemi non era il Ok. pollo, solo che va fatta una dieta d'esclusione per andare a capire. Certo. Ma difficile. Io molto spesso mi sono trovato cani, dice, no, il cane mio col pollo Ne parlavamo la volta c'entra scorsa, niente. perché mi dicesti il Poi tuo... infatti. sì, poi dice, vabbè, prova a dargli la carne, il petto di pollo fatto alla piastra e problemi non ne hanno. Certo, infatti, avevo così Potrebbero domani. anche esserci problematiche legate a quelli che sono ovviamente eventuali ormoni antibiotici utilizzati Certo. per l'allevamento del pollame, ma non è il pollo in sé per sé il problema. Erano continue le scariche, sì, però fondamentalmente, come diceva, può essere pure un eccipiente, un qualcosa che hanno messo nella crocchetta che dà fastidio. La prova è quella di prendere un petto di pollo, come diceva Marco.
Se, così dal macellaio, cuocerlo e darglielo. Se non va a diarrea, evidentemente non ha problemi con la proteina, ma con può essere o al grano o a qualcosa che stava dentro, fondamentalmente, no, Marco? Ok. Il problema è legato ovviamente, può essere legato a tanti fattori, quindi va vista benissimo. Anch'io ho avuto un cane con un problema importante di intolleranza, una serie di sintomi risolto con crocchette sempre al collo. L'unico problema è che ovviamente era intollerante ai cereali, si è stato scoperto Certo. poi in seguito. Ma le crocchette Ok. che abbiamo dato, che hanno risolto il problema, erano crocchette al pollo, solo che erano Ok, homemade. ok, ok. No, lui ha detto che l'ha fatto, gli hanno fatto fare quella prova del pollo cotto e andava, mi scrive letteralmente, mi spruzzava ancora di più. Quindi allora evidentemente avevo un problema Quindi c'era con un'allergia, la roba. c'era un'allergia al pollo, okay? Ma non Ok. l'intolleranza al pollo, un'allergia al pollo. Ok. Ok. Va bene, rimarrà nella, diciamo, ai posteri questa chat, perché insomma No, io no, sono pochissimi, sono rari i casi in cui il cane è allergico alla proteina non... principale. Certo. Sono questo Però molto succede, può spesso. succedere, può succedere. Va bene, Marco, noi ti Come lasciamo... la pecora che è allergica all'erba, ci mangia. È vero, come io da vegano, che mangio solo fagioli, ceci e pasta e ceci, pomodori sott'olio. Ecco perché sono poi... Sono l'unico vegano, diciamo, bio. Sono ingrassato di 20 kg. Marco, io ti ringrazio naturalmente per la disponibilità, per la professionalità. E poi ci aggiorniamo e avvisiamo quando ci rincontriamo di nuovo, perché insomma, fondamentalmente la gente segue i dissing e te. Cioè, io che litigo con gli altri, Benissimo. i dissing sono, vabbè, le discussioni con altri colleghi e la tua, diciamo, il format sull'alimentazione. Salutiamo tutti quelli che ci hanno seguiti, grazie a Raffaella, grazie Marco, Buonasera. salutami Fiorella Grazie a voi. e ci aggiorniamo presto. Grazie a tutti per averci seguito. Grazie, grazie a Grazie. tutti per l'attenzione. Una buona serata.